Ah, qui c'è un altro passaggio. Ok. Sempre le stesse farfalle. Adesso si è sbloccato il passaggio. I know. Non so cosa ci ha spinto a farlo. Se non fosse stato per me, non saresti tornato nella giungla. Oh, là c'è qualcosa però. Vedo qualcosa là. Andiamoci, visto che sta facendo buio. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati su questa serie dedicata a Green Hell. Allora, siamo tornati in partita, ho ricaricato dall'ultimo salvataggio e allora, ricordavo di avere qualcosa nel taccuino da leggere e infatti andiamo a leggere subitissimo. Allora, sembra che Lambda 2 sia un luogo sacro in cui gli Abawaka producono l'ayahuasca. Devo berla di nuovo? Conosco già la ricetta. Devo fare in modo di ricordarmi cosa è successo. Ok, quindi come immaginavamo, dovevamo fare ancora la ayahuasca. Esplorare la parte bruciata della mappa, lo stiamo facendo. E qui finalmente sono tornate le piante nel nostro taccuino, perché erano abbastanza sparite. Ok, andiamo a cercare le piante che ci servono per fare il rituale. E vediamo se qua troviamo quello che ci serve. Ah, qui c'è un altro passaggio. Parliamo con Mia. Il passaggio è bloccato. Dunque, il passaggio dalla posizione Lambda è bloccato da una roccia coperta di dipinti tribali, come quella di cui ti ho parlato. Intendi la roccia scomparsa? Non è divertente. Puoi aiutarmi a tradurre cosa dice? Va bene, va bene. Allora, le incisioni sono O-T e il dipinto raffigura due persone, una nera e una blu, con in mezzo una pietra. Potrebbe essere un'indicazione per una specie di passaggio spirituale. Gli indigeni credono che gli spiriti dei loro antenati vivano ancora nella giungla e possano essere raggiunti grazie a certi rituali. Inoltre, il passaggio impedisce il ritorno degli spiriti cattivi. Bello, ma ora non mi aiuta. Ho bisogno di un'indicazione per un passaggio fisico. Aspetta, ho un'idea. Passo e chiudo. Vediamo cosa ha capito. Produce vivere tra ayahuasca. Vabbè, questo l'avevamo già intuito. Perché come la volta precedente, o meglio, visto che la volta precedente dopo la ayahuasca si è aperto il passaggio, presumibilmente si aprirà di nuovo anche questa volta. Allora, intanto prendiamo questo tabacco. Creiamoci due bende. Mettiamole qua. Che le avevamo finite quelle di tabacco. Oh! Ma proprio qua deve arrivare, che sto per fare il rituale. Mi sa che ci tocca scendere. Ma c'è proprio lui lì. Scacciamolo da qua. Dai, sei fermo con questo arco. Ok, uno. Due. Ok, non mi vede da dove sono. Adesso mi ha visto. Mi ha visto, ma ho vinto io. Però dobbiamo controllarci perché penso che mi abbia beccato. E infatti siamo lacerati. Mettiamoci su quello con la cenere, che l'altra volta ha funzionato bene, magari anche questa. Intanto scendiamo giù. Ok, dobbiamo trovare di nuovo gli ingredienti per la ayahuasca. Oh, qui ce n'è uno. Dove sono gli alberi grandi? Oh, l'ho trovato. Dov'è? Presa. Bene. Ok, torniamo su. Adesso mi perderò probabilmente, ma torniamo su. Oh no. Fermi tutti. Ho sentito un giaguaro. Dove sei? Che non ti vedo. Eccoti là. Oh, ha preso l'albero. Oh, mannaggia a me. Oh, in testa l'ho preso. Che mira, ragazzi. Che mira. Bravo. E le altre frecce dove sono finite? Perché scodinzoli ancora? Stai fermo. Mi fai paura. Il rospo. Prendiamo anche il rospo. Beh, lavoriamo il giaguaro. A questo punto ci prendiamo la sua carne e ci sfameremo con lui.
Ok ragazzi, allora è mattino, ho appena dormito e ora siamo pronti per fare l'ayahuasca. Facciamo un rituale che adesso già conosciamo. Vediamo che altre visioni ci sblocca. Ok, torna il ragazzino. Queste schede c'erano anche prima. Boh, non mi ricordo. Ciao, seguiamolo. Ok, sempre le stesse farfalle. Adesso si è sbloccato il passaggio. Bagliore, qua ci abbagliano tantissimo. È diventato tutto verde e giallo. Boh, continuiamo a seguirlo. È il passaggio di prima. Un tunnel più che un passaggio. Oh, oddio, questo mi gira la testa. Qua gira tutto. Uccelli meravigliosi. Sì. Ah, lui è dall'altra parte di là. Ah, devo passare qua sulle rocce volanti. Ok. Ma qui sotto? Oddio. Sì, arrivo. È tutto dondolante. E adesso di nuovo le rocce volanti. Fantastico. Che impressione. No, è caduto. Adesso cos'è? Cos'è un edificio? Sedie d'attesa, sembra. Cos'è, un ufficio? Automatic door, porta automatica. Apri. Qui ci accecano di nuovo. Mi fa camminare, vediamo. Sì. Is Questo è il this my office? mio ufficio. Pagine del libro, leggiamo. R. La funchia, conosciuta anche come hosta, è una pianta erbacea con delle foglie verdi a forma di cuore e dai bordi brillanti e piccoli fiori a campanella verdi, bianchi o violetti. O perlomeno così appare la funchia utilizzata dagli indiani del Sud America. Le sue numerose varietà differiscono in altezza, colore e forma delle foglie, che possono essere lunghe o arrotondate. Questa pianta tollerante dell'ombra è facile da mantenere e viene coltivata in molti paesi del mondo, solitamente per scopi ornamentali. In Asia gli abitanti mangiano le sue foglie e i suoi germogli. Vabbè, mi parla tutta di questa funchia. Nelle foreste pluviali piene di serpenti velenosi e rane tossiche, il valore visivo di questa specie passa in secondo piano. La sua proprietà principale è quella medicinale, che deriva da composti chimici chiamati saponine. Le saponine possiedono proprietà antinfiammatorie, fungicide e antivirali. Esse rendono la funchia velenosa per gatti e cani, ma per gli esseri umani, specialmente quelli che vivono in mezzo alla giungla e non hanno accesso alle moderne tecniche di medicina, possono essere una fonte di salvezza. Una fasciatura effettuata con le foglie di funchia è un toccasana contro i morsi di formiche o le punture d'ape. Le sostanze che si trovano nella pianta possono alleviare infiammazioni e eritemi. Quindi Oh, questa è la funchia. Va bene, che sappiamo avere delle proprietà medicinali. Ce ne sono altre? Vediamo, questo è il fungo blu. I funghi meritano un riconoscimento speciale, sono importanti fonti di nutrimento, ma ok, il Lactarius indigo. Vabbè, antiparassitario naturale e dà energia. Uova di parassiti possono essere trovate sui funghi non lavati, persino nell'acqua. Bisogna scegliere con cautela cosa bere e cos'è. Vabbè, ok. Se avete voglia, leggetevelo tutto. Ragazzi, c'è troppa roba da leggere.
vi faccio un riassunto. Ok, qui parla ancora dell'ayahuasca, parla di cosa fa lo sciamano, di cosa provoca vomito e diarrea, che sono alcune delle conseguenze. Era conosciuto come rituale religioso, in realtà dice che solo di recente la medicina occidentale ha cominciato ad apprezzare l'ayahuasca per scopi curativi. Coloro a cui è stata somministrata l'ayahuasca non hanno solamente affermato di aver recuperato ricordi, ma hanno anche smesso di provare paura e si sono liberate dagli attacchi di panico. Ok, quindi dice probabilmente ciò è dovuto al fatto che l'ayahuasca attiva le aree cerebrali responsabili della memoria e delle reazioni emotive. Va bene, non lo leggo tutto, leggetelo voi se volete. Qui parla, penso, ancora dell'ayahuasca, i rituali, sì, ok, è la parte prima di quello. Parla dell'ayahuasca, che è quello che abbiamo appena fatto. Questa nota per il capitolo sulla medicina naturale, il luogo di ritrovamento del fungo nelle caverne che si trovano nella giungla. Il fungo usato dagli indiani nei loro rituali può essere trovato nei passaggi bui delle caverne. Questo fungo non l'ho mai visto. Possiede delle proprietà, è una specie di fungo poco studiata, ama il clima freddo e buio delle caverne, non esce al di fuori dell'Amazzonia. I suoi effetti, ok, questo fungo che dal disegno io non l'ho mai visto, quindi non so se dobbiamo ancora incontrarlo. E questa parte devo dire non me la ricordo dall'ultima volta che ci ho giocato, quindi potrebbe essere un dettaglio in più che hanno aggiunto. Come facciamo per proseguire qui? Usciamo di nuovo? Torniamo alla porta. Cos'è? Scatoloni? Scatoloni. Scatoloni, scatoloni. Cos'è questo? Il libro era abbastanza bello, ma alla gente non interessano le tribù perdute, la deforestazione o il riscaldamento globale. Non pensiamo a certe cose finché non diventa troppo tardi. Cosa significa? Lettera. Leggi. Caro dottor Higgins, visto che non ho ricevuto una sua risposta alla mia lettera precedente, mi sono permesso di scriverle di nuovo. Come ho menzionato nell'altra lettera, la Homolu Corp è interessata a molte delle ipotesi che lei propone nel suo libro. Nella fattispecie, lei suggerisce che gli indiani abbiano accesso a sostanze medicinali incredibilmente efficaci, ma sfortunatamente non fornisce ulteriori dettagli. Nel caso in cui lei ci dia informazioni più specifiche, la Homolu Corp è disposta a investire una considerevole somma di denaro per studiare tali sostanze. Capisco che lei possa essere titubante riguardo questa collaborazione, ma la preghiamo di considerare quante persone trarrebbero beneficio dalla sua scoperta. Con il suo aiuto saremo in grado di salvare dei pazienti che al momento non hanno possibilità di sopravvivenza. Anche lei sta vivendo una situazione difficile, quindi può capire il valore che potrebbe avere la ricerca di nuove soluzioni. Potremmo aiutarci a vicenda a salvare molte vite. In nome dell'Amore Curvo vorrei proporre un incontro nella sede... Ok, quindi il libro che abbiamo scritto. La gente pensa solo a se stessa finché arriva la tragedia. La gente è egoista. Non è stato diverso questa volta. Nessuno si è interessato a loro. Finché non si è parlato di denaro. Ok, quindi ipotizziamo che il nostro libro di cui qua c'è una copia. Ok, ha avuto successo, sì, ma perché erano interessati più alle cose medicinali che non alla tribù. Leggi. Allora, dottor Higgins, ho letto il suo libro e mi mortifica dirle che nessuno scienziato che abbia un po' di rispetto per se stesso dovrebbe scrivere qualcosa del genere. Sono poche le comunità rimaste nel mondo che si sviluppano lontano dai cosiddetti vantaggi della tecnologia, vivono in armonia con la natura e seguono le antiche tradizioni. Hanno tutto il diritto di seguire la propria strada e gli Abawaha hanno perso questa opportunità per colpa sua. D'ora in poi verranno bombardati dall'attenzione degli scienziati, dei giornalisti e delle aziende che cercheranno di lucrare sulle loro spalle. La loro cultura diverrà contaminata e non possiamo nemmeno stimare la misura in cui il loro naturale percorso di sviluppo e lo stile di vita verranno intaccati.
Mi sembra chiaro che lei non abbia alcun rispetto per la loro eccezionale cultura e che stia semplicemente sfruttando gli Abawaka per arrivare a fama e denaro. E la cosa peggiore è che sta incoraggiando altre persone a comportarsi nella stessa maniera. La tribù si sta lentamente trasformando, in un misto tra una curiosità naturale e l'ultima moda pop della medicina. Tutto ciò è disgustoso e lei dovrebbe vergognarsi di ciò che ha fatto a questo popolo. Ulteriori spedizioni e agitazioni faranno più male che bene alla tribù. L'avverto, lasci stare la tribù degli Abawaka o andrà incontro a gravi conseguenze. Si vergogni. Agnes Dabrowski, vabbè. Ok, ci insultano perché il nostro libro ha catturato l'attenzione di tutti quanti per questa tribù. Il libro qua cosa dice? Viaggio nel cuore della giungla. Nel suo ultimo libro, il dottor Jake Higgins guida i lettori in un viaggio affascinante all'interno delle foreste tropicali del Sud America, lontano dal progresso tecnologico, dalla medicina moderna e dalle comodità della civiltà. Ha ritrovato la tribù perduta degli Abawaka. Sebbene questo popolo primitivo viva esattamente allo stesso modo dei loro antenati centinaia di anni fa, i membri della tribù sono molto sani e possono vantare un alto grado di immunità a qualunque tipo di malattia. Scopre queste fantastiche culture indigene, isolati dal mondo, vabbè, impara a conoscere i loro strani usi, lezioni di sopravvivenza, riuscirebbe un uomo moderno a liberarsi della comodità, delle civiltà e cominciare a vivere in armonia con la natura, e lo stiamo facendo, va bene, ok, quindi questo libro ha causato un po' di disagi, molti disagi alla tribù. Ricevuta, paziente Mia Higgins, paziente. Assicurazione principale, assicurazione aggiuntiva nessuna, conto per degenza e trattamento. Mia non sta bene, quindi ha fatto un sacco di roba. Farmaci 12.000 dollari sarà, sì, dollari. Stanza e assistenza infermieristica 31.000, materiale medico chirurgico 28.000, test di laboratorio, radiologia, post-operatoria, endoscopia, TAC, RM, formazione e consulenza, sala operatoria, anestesia, banca del sangue, strutture ospedaliere, fisioterapia, radioterapia, terapia occupazionale, 200.000 dollari americani per qualcosa che ha subito Mia. Legge anche questa. Richiesta di pagamento. A seguito del suo mancato pagamento della somma di 70.000 dollari dovuti per il prestito da lei ricevuto, richiedo il pagamento della suddetta somma di denaro entro 30 giorni. Se tale somma arretrata non viene pagata entro il periodo prestabilito, verranno addebitati gli interessi e verrà avviato un procedimento giudiziario, le quali spese saranno a suo carico. Ma chi è che ci chiede di pagare? Non ho capito. Grande Banco di Brasilia. Ok, quindi qualcuno che ci ha chiesto un... qualcuno che ci ha prestato del denaro, una banca, ce lo chiede indietro. Qui c'è ancora il libro, l'abbiamo già letto. Oddio, non è una situazione meravigliosa. Qui c'è il... proviamo a uscire di nuovo da questa porta. E Mia, ci dicono che è stata male. O sta male. No, è stata male. Pensi che io sia egoista come tutti gli altri, vero? Forse hai ragione. Forse avrei dovuto arrendermi. Arrendermi a cosa? Ci avviciniamo. Allora, questa è Mia. Sicuramente, cos'è successo? Perché sei qui? Non so cosa ci ha spinto a farlo, ma non è una giustificazione. Se non fosse stato per me, non saresti tornato nella giungla. Cosa vuol dire? Rivista, leggiamo prima la rivista. Ok, niente, questa rivista parlando del libro, anche qua, praticamente ripetono le stesse cose. Leggi qui. Storia medica. Allora,
Reparto di oncologia, quindi tumore. Paziente Mia Higgins, diagnosi tumore maligno al polmone sinistro, cambiamento metastatico del polmone destro, quindi un tumore con metastasi è già avanzato. Cambiamenti metastatici nei linfonodi situati vicino alla biforcazione tracheale, patologie latenti e complicazioni, tosse e emottisi persistenti, lesioni, ipertensione, ne ha tantissime. Trattamento. L'attacco ha mostrato un'infiltrazione tumorale nei segmenti, polmone sinistro, un nodulo di diametro di 8 mm nei segmenti del polmone destro, diagnosi di cancro basata sull'esame del materiale raccolto, procedura, iniezione o infusione di un agente chemioterapico antitumorale, procedura di chemioterapia palliativa. Si consigliano ulteriori procedure palliative. Palliative vuol dire che non servono a niente. Cioè che gli fanno le cure tanto per farle, ma non si aspettano che guarisca. Tocca a Mia. Mia. Mia, io non lo so. I didn't know. Non lo sapevo, dice I didn't know, quindi non lo sapevo. Ok, siamo tornati al posto di prima. Siamo nella... Siamo nella grotta che c'era lì. Parliamo con Mia. Perché non mi hai detto che eri malata? Mia, ho bevuto un'altra dose di ayahuasca. Perché non mi hai detto che eri malata? Why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were È per questo che siamo qui? Gli Abawaka hanno la cura e siamo venuti a prenderla per te? Se fosse tutto così semplice, te l'avrei già detto. I would have told you already. Then why don't you allora, perché just non do lo fai e basta? Ho paura che non torneresti da me. E io voglio solo che tu sia al sicuro. Qualunque cosa sia, Mia, ti prego, dimmela. Ti prego, Jake, vai avanti. Se tu non ce la fai, non ce la faccio nemmeno io. Non parliamone fino a che non sarò al sicuro, ok? Let's just not bring this up again until you're safe, ok? I don't understand. Non ti capisco nulla, ma so che devo trovarti. I have to find you. Concentriamoci su questo, ti prego. Ok, quindi Mia è malata, ha il tumore. Chiaramente, ragazzi, io so già come va avanti la storia perché questa storia l'ho già giocata, però non vi dico niente, ovviamente non vi dico come va avanti. Allora, viviamola insieme. Mi segnala che abbiamo l'armatura da controllare. Diamoci un'occhiata. Allora, questa sembra rotta. Ma anche questa sembra rotta. Questa sembra a posto. Questa sembra a posto. Però questa qui forse ancora regge. Questa è proprio per niente invece. Se faccio così me la fa togliere. Sì. E infatti adesso è sparito l'avviso. Vuol dire che quella andava sostituita. Facciamone un'altra. Qui abbiamo anche delle ossa. Forse possiamo usarle. Crea. Due corde. Corazza di foglie. Si può fare anche la corazza di foglie semplice. Ma la faccio solo perché voglio sbloccarla nel taccuino, ma in realtà non mi servirà mai. Invece questa la mettiamo giù. Crea. Voglio metterci i legnetti, quindi 1, 2 e 3 e due corde. Ecco, corazza di bastoni. Di qua la mettiamo su. Oh, benissimo. Adesso è a posto. Questa è un po' rotta, ma per il momento ce la teniamo. E va bene così. Salviamo. E proviamo a proseguire a questo punto. Vediamo se la mappa è cambiata. No, siamo qui e dobbiamo attraversare la porta. Andiamo avanti con la storia. Ok. Sì, questo è lo stesso percorso che abbiamo fatto con il ragazzino. Ecco, stavolta spero di non cadere. Cosa abbiamo qui? C'è un lago. Vedo un lago. Cos'è?
C'è un come si chiama? Un coccodrillo là in fondo. Ho sentito il rumore. Arco. No, questo. Ma dov'è? Eccolo là. Che sta arrivando lui. Bello tranquillo. Uno. Due. Morto? L'ho ucciso? Brava, bravissima. Riprendiamoci la freccia. Quanto peso ho addosso? Tantissimo. Questa la mangiamo. Questa è andata male, peccato. Perché volevo. Tappiamo questo. Volevo la carne del caimano, che magari ce la mangiamo anche. Mangia, mangia, mangia. Va bene. Lavoriamo il caimano, dai. Siamo a 58 kg, è tantissimo. Lasciamo giù le ossa. 55. Beviamo questo, magari. Disgusting. Ugh. Perché disgusting? Ah, è acqua sporca. È acqua sporca, ma per fortuna non ci ha dato malattie, quindi ci è andata bene. E adesso esploriamo. Mangrovie. Dobbiamo per forza andarci dentro. Oh, c'è il favo. Possiamo rompere il favo? Voglio provare a prendere il favo. Non so cosa succederà. Magari ci ammazzano. Oh, sono cadute le api. Non ci stanno attaccando per il momento. Lavoriamo anche il tucano, che ci prendiamo la carne. Le api sono scomparse. Molto bene. Così, e prendiamo il favo. Vediamo un po'. Nuova voce alveare. Taccuino. Alveare. Oh, lo possiamo creare noi. Bastone lungo, corda. Questo è nuovissimo, non c'era assolutamente l'altra volta. Per farci il miele. Perché il miele pare che sia. Pare, sappiamo avere tante proprietà molto buone. Eccolo qua, non sappiamo che effetto abbia. Però intanto, ecco qua. Grazie all'ayahuasca mi stanno tornando in mente altri ricordi, ma non riesco a capirli. Stavo scrivendo un libro? Mia si è ammalata, è per questo che siamo qui. Perché Mia non mi ha detto nulla? Ho bisogno di risposte, naturalmente. Esploro la parte bruciata, va bene, siamo sempre qui ad esplorarla. Oh, là c'è qualcosa però. Vedo qualcosa là. Andiamoci, visto che sta facendo buio. Ok, sbloccato un nuovo dialogo, parla. Intanto abbiamo scoperto sicuramente un luogo. Borsa. Oh, questo è un luogo interessantissimo. Cos'è quella roba? Un serpente gigante. Allora, diavolo, ho trovato un I found a accampamento. camp. Sembra Looks abbandonato, abandoned, ma but clearly qualcuno someone's ci been ha living here vissuto a for a long lungo. time. Hai idea di chi Any idea possa who it might have been? essere? Ho letto da qualche parte I che did qualche anno read fa un somewhere inglese ha that a camminato few per years tutta la back an lunghezza del Rio delle Englishman Amazzoni. walked the entire length of the Amazon River and it took him E ci ha messo più di 2 anni. over Il mondo è pieno di 2 years. fanatici. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. Sì, lo so, ma Something here qualcosa qui doesn't non add up. torna. Sembra che ci It siano looks as if they just disappeared. spariti nel nulla, Like, lasciando leaving tutta all la their loro gear? attrezzatura. That just Non doesn't ha make sense. senso. È strano, ma That forse è is un bene. strange. Puoi prendere ciò But che ti maybe serve. it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Sì, Doesn't look sembra like proprio anybody che will be queste cose needing non any of that. serviranno più a nessuno. Beh, sicuramente. Canna da pesca. Questa la prendiamo dopo però. Borsa. Taccuino leggi. Però adesso è troppo buio. Oh, torcia. Serve accendi. Oh, meraviglioso. Abbiamo già un fuoco pronto. Benissimo. Trappola per gamberi, abbiamo visto. Ah, ci sono i gamberi crudi, bellissimo. Ok, ragazzi, passo la notte e ci rivediamo al mattino, insomma, direi. A meno che non succeda qualcosa di particolarmente interessante. Mangio, vado a dormire, ecco. Ok, ragazzi, ho passato la notte. Visto che adesso è giorno, possiamo esplorare meglio. Quindi, qui c'è un taccuino, leggi. Mi chiamo Isabel Piniero Velo e sono un'infermiera. Allora, ho visto con i miei occhi come il mio ospedale si è trasformato in un ospizio dove ai pazienti vengono somministrate felpe inutili e tutti aspettano un miracolo. Nessuno cerca di aiutare veramente, non i dottori, né le multinazionali, né il governo. Ecco perché ho deciso di agire. Con un gruppo di amici mi sono inoltrata nella giungla per trovare la tribù che ha dato origine a tutto questo. Se gli indiani possono causare questa malattia, devono sapere come trattarla. Higgins dice che non sono aggressivi, quindi voglio vedere
Voglio chiedere gentilmente il loro aiuto. Sono ovviamente consapevole del fatto che non posso sviluppare da sola il farmaco perfetto. Non sono stupida. Primo giorno della spedizione, alla fine il gruppo è composto da 4 persone. Io, Carlos, Blanca e Joao. Non so se abbiamo avuto il tempo necessario per prendere tutto. Va bene. Non voglio giustificare il mio furto, ma ne faremo un uso migliore. Quindi questi sono partiti e sono andati nella giungla in seguito al libro per trovare una cura a cosa non ho capito. Alcune persone ci hanno approcciato durante il cammino, ci hanno chiesto dove stavamo andando e se potevano unirsi a noi. Riuscivo a vedere la paura nei loro occhi, ma non era possibile accettare la loro richiesta. Se qualcuno diventava invadente, Carlos sarebbe stato intimidatorio. Stiamo mantenendo il segreto, va bene. Ottavo giorno, Blanca mi ha mostrato alcune piante interessanti che ha trovato sulla strada e ho raccolto dei campioni. Vabbè, ok, quindi questi qua sono partiti praticamente, lavoravano pare in un ospedale e... ah, qui c'è un barattolo intanto, antidolorifici, benissimo, taccuino, leggi, vediamo cos'altro c'è. Oddio, oddio, Joao è morto, gli Abawaka ci hanno aggrediti. No, non possono essere stati loro. Siamo stati attaccati da alcuni selvaggi che avevano dei teschi dipinti sulla faccia. Li conosco bene. Non riesco a credere che sia successo. Loro hanno assalito, il sangue è schizzato dappertutto. Va bene, questa cosa non ci interessa. Ho perso il diario, tutte le mie note. Adesso siamo sicuri per il momento. Carlos dorme da parecchi giorni. Va bene, Blanca è quella che sta peggio. Ha perso il suo uomo, non riesco neanche come ne immagino. Il gruppo vuole votare se fermarci o continuare a cercare gli Abawaka. Ma dove potremo andare? Non possiamo tornare in città. Joao aveva la mappa, dannazione. Ok, quindi da qualche parte c'è la mappa di questo Joao. Pacchetto di noccioline, prendiamolo. Quindi, riassunto, questi sono partiti per cercare una cura a una malattia. Uno è morto, uno di loro è morto, ha lasciato la mappa in giro per da qualche parte e spero la troveremo noi. E questo era il loro accampamento. Prendi barattolo. Ok, un'altra nota. Penso che ci stiamo avvicinando agli Abawaka. Joao dice di riuscire chiaramente a vedere dei segni della presenza di qualcuno. Ha persino trovato Norma nella sabbia vicino al fiume. Ma mi sa che erano gli altri. Ho letto il libro di Higgins qualcosa come 5 volte. Non posso essere più pronta di così. Ho controllato il contenuto del kit medico. Vabbè, ok. Leggo giusto velocemente. Poi, se siete interessati, chiaramente voi leggete tutto. Qualcuno si è unito a loro. Allora, no, questo è da leggere. Portava con sé sua moglie Sofia e loro figlia. Sono stati estremamente fortunati a incontrarci perché la ragazzina aveva la febbre. Chiaramente Carlos è quasi impazzito perché pensava che fosse il virus e non voleva che io le prestassi soccorso, ma alla fine l'ho convinto che era soltanto una semplice infezione. Le ho dato delle medicine, passerà la notte nel mio sacco a pelo e domani si sentirà molto meglio. Carlos continua a dirci che non dobbiamo fidarci di Almeida. Crede che non sia vero, che non sia un vero poliziotto, ma un soldato del BOPE, che non so cosa sia, perché ha una pistola e l'atteggiamento da militare. Vabbè, quindi hanno trovato altra gente, qui c'è un altro letto, una corda, vabbè, prendiamola. Da qualche parte potrebbe esserci una pistola a questo punto. Intanto la Crea mangia. Ma Crea, cosa ci possiamo creare? Ovviamente con questo no. La benda? Oh! Irrigazione con miele. Ok, sarà miracolosa. Intanto qui c'è questo serpente gigante. Qui abbiamo visto che c'è la trappola dei gamberi e ci sono altri gamberi dentro, tra l'altro. È già la seconda volta che vengo a controllare, ci sono sempre gamberi dentro. Quindi facciamo il giro per vedere se c'è altro. Foglie di banano. Qui sotto c'è qualcos'altro, leggi. Un gruppo di 4 persone che procedono verso nord-est, 2 uomini e 2 donne, le loro dinamiche interne fanno pensare a 2 coppie. Ah, ok, sono gli altri. Gente giovane di città a giudicare dal loro aspetto e dai loro comportamenti, nessun segno di malattie, probabilmente sono sani. Niente pistole, macete e coltelli, nessuna conoscenza delle arti marziali, solo uno di loro sembra sapere come si tira un pugno. Joao guida il gruppo, ok, quindi qualcun altro li osservava. Discuto di una certa medicina e una delle donne ha menzionato dei corpi in un ospedale. Sono chiaramente interessati agli indiani. Non possono essere così stupidi da cercare di avvicinarli, vero? Esiti della sorveglianza sono innocui. La dottoressa potrebbe aiutare Teresita, potrebbero avere informazioni utili e farmaci. Vale la pena provare. Forse sono gli altri 2 che hanno incontrato. Boh. È uno sacchiotto. Barretta al cioccolato, prendiamola. Mappa.
Questa sono loro e verso est c'è un aereo. Sbloccato un nuovo dialogo. Sì, subito. Ora però prima volevo togliermi le sanguisughe perché sennò, eccola qua. Via. Allora, parliamo con Mia. Accampamento sull'isola. Hanno persino ucciso un'anaconda, ma sì, cominciamo con questo. Sull'accampamento che ti dicevo, sembra che i membri siano ingegnosi. Hanno persino ucciso un'anaconda e messo in mostra la loro carcassa. Mi chiedo perché lo abbiano fatto. Ah, credo per mostrare la loro forza. Gli indigeni hanno il loro totem. Beh, loro anche. È abbastanza per spaventare i forestieri. Ah, ho capito. La legge del più forte. Survival of the fittest. Andiamo avanti. C'era un bambino con loro. Mia. Mia, c'era un bambino They con had a kid with loro. them. Io. You don't have Non to devi say dire anything. niente, volevo solo I condividerlo guess I con te. just had to share this with you. Sai, You know, potrebbero essere ancora là fuori. they might still be somewhere out there. You don't have to Non mi comfort me. devi consolare. Ok. Ho trovato la mappa approssimativa. I found a roughly drawn map, Mia, Mia, c'è and un there's disegnato a un plane aeroplano a drawn on est it del to the campo, east of the dove camp. deve essere un That's gotta indizio. be a lead. Ottima idea, Sounds tenimi like a plan. informati. Keep me Informata. posted. Oh, qui dentro abbiamo barattolo e basta, penso. Ok, qui c'è un passaggio. Qui ci sono i fiori. Ah, c'era la canna da pesca, volevo provarla. Prendila. Ok. Canna da pesca, giustamente. Vediamo come si fa. Trappola con canna da pesca. Fammi controllare. Eccola qua. Ah, posso costruire la trappola per pescare. Trappola per gamberi, che è quella che abbiamo trovato prima. Eccola qua. Ah, quindi o bastone lungo o canna di bambù. Corda, piume d'uccello e la ciotola di noci brasiliane. Quindi quella che recuperiamo dalla noce brasiliana. Cerbottana di bambù. A cosa serve sta roba, la cerbottana di bambù? Voglio provarla. Crea canna di bambù lunga e due corde. Oh, mo dobbiamo metterla a posto di qualcosa però. Supporto per rane. Cosa abbiamo scoperto adesso? Oh, recinto! Il recinto abbiamo scoperto per che questa è nuovissima per tenere gli animali, per allevare gli animali. Frecce grezze, canna di bambù e fibra. Usa supporto per rame per avvelenare le frecce. Cos'è supporto per rame? Eccolo qua, supporto per rane. Porta una occhi viva per estrarre il veleno. E con il veleno ci intingiamo le frecce di prima, cioè queste, da usare con la cerbottana per stordire gli animali e catturarli. Mi viene da pensare. Molto interessante. Molto interessante. Però volevo provare a pescare. Punta. E lancia. Ah, adesso così. Ma qui non vedo, non abbocca nessuno. Sarà che devo andare dove ci sono i pesci? È così reale questo gioco? Qua ci sono dei pesci. Proviamo. Vediamo se abbocca. Pesciolino! Mi dice colpisci, ma non ho capito perché colpisci. Dai, abbocca. Oh, forse lì. Niente, eh. Ma devo metterci qualche esca? Boh. Dai però, abboccate! Ma vi dirò, visto che possiamo mangiare tranquillamente senza pescare, io la canna da pesca la lascerei giù e sfrutterei lo spazio nello zaino per qualcos'altro. Qui intanto il fuoco sta appassendo. Mi riprendo l'ascia che penso sia molto più utile. E va bene così. Controlliamo per caso se ci sono altri gamberi. Guardate che bello, sì. Preferisco nettamente le trappole qua piuttosto che pescare, perché ci mettiamo un sacco di tempo e non ho pescato niente. Va bene, ragazzi, per questa puntata mi fermo. Andiamo avanti da qui la prossima volta. Dobbiamo trovare la mappa nuova perché al momento siamo ancora fermi alla mappa vecchia e non abbiamo idea di dove andare. Intanto, vi ringrazio per aver visto anche questo episodio. Grazie per il like che avete lasciato. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ovviamente, se avete commenti, lasciatemeli che li leggo volentieri. Un bacio a tutti. Muah.